Buonasera dallo studio centrale di TV6 per questo nuovo numero di replay, l'ultimo di questa estate che ha visto il Pescara conquistare la salvezza in Serie B. Sono passate meno di 72 ore dopo le grandi emozioni di Perugia, la sofferenza dei calci di rigore e dopo il penalty di Masciangelo, la squadra biancoazzurra ha conservato questo patrimonio del torneo cadetto. Grande soddisfazione negli ambienti pescaresi dopo una stagione travagliata, però tutto bene quel che finisce bene e di conseguenza gli sportivi pescaresi hanno tirato un sospiro di sollievo. Abbiamo ritenuto opportuno questa sera invitare il direttore tecnico della Pescara, Giorgio Repetto. Buonasera Repetto, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Perché ci racconterà quanto è avvenuto quest'anno in sintesi, perché è una stagione da archiviare, anche se si è conclusa in maniera positiva, e guardare soprattutto al futuro. Vado a salutare in piattaforma i nostri amici consueti di questo appuntamento del lunedì, Totò De Leonardis, buonasera Totò. Poi saluto Enrico, Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, buonasera, e Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te, me, come sempre Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Ringrazio anche Maurizio Daguì in regia. Dunque siamo arrivati al clou di questa stagione con il Pescara che resta in Serie B, manca soltanto una squadra per completare l'organico del nuovo torneo cadetto. La finale tra Spezia e Frosinone ha visto la vittoria dello Spezia all'andata, ora ci sarà la gara di ritorno, ovviamente la formazione ligure è favorita per il salto di categoria. Allora, meno di 72 ore sono passate, Giorgio, sì, da quelle emozioni di Perugia, emozioni paragonabili a cosa? Beh, un chilo di cocaina, non lo so, perché io ero veramente pazzo dopo la partita. È stata la tensione calcisticamente forse la più dura che ho avuto, sì, la più forte. Che da dirigente, paragonabile a qualcosa da calciatore? No, da calciatore no, perché le vivi più facilmente, perché intanto tu vai in campo e l'adrenalina la scarichi bene, la giochi, poi proporti, lì stai a guardare e non puoi fare niente, quindi è difficile. Al fischio finale cosa hai pensato? No, al fischio finale ho strillato il nome di Masciangelo e di Tartarughino, veramente, che io lo chiamiamo Tartarughino, e quello di Vincenzo Fiorillo, strillare, ma nel senso ero da solo in un angolo là dello stadio di Perugia. È stata una liberazione, è stata una cosa incredibile, che non mi era mai successo. Forse l'avrai già rivisto, e c'è questo scenario di fine partita che ti vede coinvolto. Andiamo a vedere Repetto come esce dallo spogliatoio. Devo far vedere una cosa che non te la posso. Vuoi vedere? Vuoi vedere mutande rosse? E il corno in mezzo alle gambe. Ci ho fatto gli spareggi prima. Cazzo, l'ho ritrovata a casa. L'ho ritrovata solo ora. Eccolo, Andrea. Siamo in diretta con Giorgio Repetto. Le mutande rosse le possiamo vedere? Le ritrovate. Le possiamo vedere ancora? Ma tu sei froce. No, grazie. Scherzi a parte, Giorgio. Le hai ritrovate, Giorgio, le mutande rosse? Sì, le ho cercate. È un regalo di mia figlia e dei miei nipoti un po' di Natali fa, e Capodanno, insomma Natale, non mi ricordo. Erano mutande rosse antisfiga con un corno bello grande attaccato, annesso. E le ho cercate prima degli spareggi e le ho ritrovate, messe sopra le altre mutande che ora hanno una misura mega galattica, insomma, sono antisfiga. E tutto fa, io poi sono, come si vede, sono molto scaramantico, per cui. Senti, è stata una stagione dove è successo di tutto, quindi la sfiga bisognava proprio accantonarla. Sì, sì. Ce la siamo tirata dietro, non è che è arrivata da sola. Cioè, abbiamo fatto anche noi, abbiamo collaborato molto con la sfiga per averci. Senti, in sintesi, poi sentiremo anche gli amici da casa. Tu hai sempre sostenuto, e lo hai ribadito anche a fine partita, che la percentuale degli errori minore e degli allenatori, società e squadra, hanno avuto invece un ruolo più incisivo nelle responsabilità. Sì,
ma io sono convinto di quello che dico, perché se vado ad analizzare, noi abbiamo avuto un allenatore esordiente che all'andata ha fatto 26 punti con una squadra che ha avuto un sacco di infortuni gravi, abbiamo perso giocatori come Tuminello per tutto l'anno, Balzano nel periodo di Zauri si è fatto male, si è operato al ginocchio, abbiamo avuto Palmiero con un sacco di problemi, abbiamo avuto Castagnos con un sacco di problemi e ancora più determinante le 11 partite senza Fiorillo e aver fatto 26 punti, quindi credo che avesse fatto il massimo. Poi c'è stato l'avvicendamento e chiaramente le Grottaglie ha avuto 4-5 partite non facili perché c'era Crotone, Benevento e qualche altra difficile e poi c'è stato lockdown, abbiamo ripreso, insomma non era semplice dopo tutti quei mesi in cui si era rimasti fermi. Qualcosa di buono, qualcosa di meno buono, poi è arrivato Sottil che ha avuto 4-5 partite per cioè, poter... Tu dici gli allenatori vanno un attimo sollevati dalle grandi responsabilità perché erano esordienti, quindi non si poteva chiedere di più a loro? No, perché ci sono stati dei problemi, come ti dicevo prima, di infortuni e anche problemi caratteriali all'interno di scarsa magari comunicazione tra, nel caso di Zauri, tra Zauri e un po' di giocatori e invece i momenti difficili delle Grottaglie che è subentrato e dopo poco è scoppiato il lockdown e quindi quando abbiamo ripreso erano passati 2-3 mesi. Stessa cosa per Sottil perché ha potuto incidere relativamente perché è arrivato catapultato a 4 partite credo alla fine, quindi insomma è abbastanza difficile per chiunque. Ecco, pesa di più l'errore di non tenere Zauri o l'errore di non rinforzarsi a gennaio con l'arrivo di una punta? Beh, il piatto della bilancia, cosa pesa di più? No, il fatto di averlo licenziato, nel senso non... Per quello che aveva fatto non era un allenatore che poteva essere messo secondo me, in discussione, era un punto dei playoff, credo, perché 27 mi pare che lo Spezia e il Perugia avessero 27. E la punta è stata cercata, non è arrivata e nel frattempo era andato via Macin, per cui abbiamo avuto qualche scompenso di organico in poche parole. Insomma, quindi, credo che poi la stagione abbia dimostrato che davanti avevamo poca scelta. Ecco, stagioni del genere cosa insegnano? Beh, insegnano che, allora, che deve comandare assolutamente l'allenatore sul gruppo. Io sono un sostenitore, io vado poco in ritiro nell'estate proprio perché voglio che sia l'allenatore che diventa il capobranco. Quindi il leader assoluto dello spogliatoio. Sì, il capobranco, quello che comanda, quello che deve essere. Ci sono vari tipi di allenatore, c'è chi è autoritario, chi è democratico, chi è ognuno agisce secondo la propria indole, però deve essere la persona che comanda e non può essere discussa da noi, voglio dire, da chi fa parte della società intesa come dirigente, come giocatori, come da nessuno. Lo potete fare voi dall'esterno perché avete il diritto di critica e forse anche il dovere di critica, voglio dire, ma noi all'interno dobbiamo sostenere sempre chi comanda la squadra. E quindi forse in questo siamo un po' mancati nel caso di Zauri e poi il resto invece, come ti dicevo, per altre motivazioni. Ecco, vorrei sentire Antonio De Leonardi, se ti trovi d'accordo con questa valutazione che gli allenatori vanno un po' sollevati dalle responsabilità rispetto alle altre componenti di società e squadra? Ma guarda, mi trovo perfettamente in linea con quello che ha detto Giorgio, nel senso, al di là di quelle che possono essere responsabilità dei vari allenatori, perché poi insomma non è che tutti... cioè si può sbagliare, si può azzeccare, non è questo il problema. Il problema è invece è quello della gestione della società, come deve gestire questo patrimonio tecnico, voglio dire. E siccome conoscendo Giorgio, io credo che cioè, questo non è senno di poi quello che sta esprimendo adesso, credo che questo
questi sono problemi che lui abbia affrontato durante la stagione, nel momento in cui le cose capitavano. E questo, credo che questo debba essere il punto di partenza, cioè quello di riformare un po' quello che può essere soprattutto l'assetto tecnico di questa società, che non nascondiamoci, ha toccato il punto più basso della sua, di questa esperienza dopo il ritorno in Serie B. Voglio dire, siamo stati veramente, io mi viene da piangere se penso a che tipo di trasmissione avremmo fatto oggi se le cose fossero andate male. Quindi io penso che, cioè, questo discorso di Giorgio sia un discorso da affrontare, e credo che lui lo faccia, perché non da affrontare, da considerare da parte della struttura, e quindi mi ritengo del presidente, è a scendere, voglio dire, quindi di rifondare un po' questo modo di affrontare una stagione, di gestire una stagione in maniera più corretta, nel senso che dia maggiori possibilità. Scusami Totò, ecco, per essere più espliciti, qual è la prima mossa da fare? Ma guarda, la prima mossa da fare, secondo me, è intanto quella della scelta dell'allenatore, e qui voglio dire, secondo me è molto importante che sia proprio il settore tecnico a decidere assieme al presidente. E poi quello di decidere che tipo di squadra bisogna fare, nel senso, questa è comunque una squadra da rifondare, perché per tante cose, non solo per l'età di tanti, è veramente stato, diciamo che è arrivato al suo capolinea per una serie di circostanze, metteteci gli infortuni, quello che volete, però è chiaro che adesso si tratta veramente di rifondarla. Ma come rifondarla? Anche questa è una base da discutere, credo, all'interno della società. Io credo, c'è uno dei limiti, credo, che abbia avuto questa società in questi anni, ma non solo il Pescara, un po' tutto il calcio italiano, è quello dell'eccessivo peso che hanno i procuratori rispetto a quelle che sono le strutture tecniche delle squadre. Faccio un esempio, e credo, essendoci Giorgio lì presente, lo dico, anni fa, quando si trattò di prendere Melchiorri raggiunse un accordo proprio con il nostro direttore sportivo dell'epoca, ovvero Giorgio Repetto, senza consultare i procuratori. Ora invece è tutto stravolto, nel senso che cioè, secondo me, il procuratore dovrebbe entrare nella trattativa nel momento in cui c'è l'accordo, e poi il procuratore cerca di fare gli interessi del suo assistito per strappare il miglior contratto. Però adesso invece le cose sono un po' stravolte, quindi con la complicità, a mio avviso... E tu dici che sono i procuratori che fanno il primo passo. Ma sì, perché voglio dire, anche quando questo capita, sono allargati tanto, nel senso che se non gioca il procuratore è il primo a cercare di mettere il bastone tra le ruote. Per e allora chiedo proprio, me, la chiave, in base la chiave al tuo pensiero, Totò, chiedo a Repetto come si fa ad evitare... l'inserimento di procuratori, questo vale un po' per tutte le società, non è solo il caso di Pescara. No, ma non è che io non dobbiamo demonizzarli, perché ci sono, certo, esistono. È la struttura che deve essere societaria, ed è questa, avere un settore, a me dà fastidio chiamarlo scouting, perché, però un settore di osservatori che girino per l'Italia e possibilmente a volte anche all'estero. Chiaramente all'estero ci puoi andare su segnalazione, così, ma in Italia girare i campi di B, C e D non è complicato, e una volta che vedi un giocatore lo... Voi avevate iniziato questo tipo di discorso? No, l'avevo fatto io anni fa, poi è stato... Non ha avuto seguito, però io parto da... Io ho vissuto 18 anni col Chievo, il Chievo di Sartori, no? Chievo di Sartori, eravamo in 7-8 in Italia, poi c'è uno, Fausto Vinti, che va in America, va in Sud America, va in Norvegia, in Olanda, e ognuno scrive e si prende la responsabilità di quello che scrive. Cioè, se io vedo giocare Rocchi e dico ha giocato 10 minuti, e io devo scrivere se tu puoi arrivare in B, in C o in A. Allora, cosa bisogna fare per tornare a essere strutturati così? Strutturati così, niente, bisogna trovare. Ci deve essere chi viene
viene responsabilizzato di trovare questi personaggi, questi che in genere sono ex compagni di squadra, amici che hanno fatto calcio per anni, e che ne so, ce n'hai uno che vive a uno che vive a Trieste, gli fai vedere il Friuli e il Veneto, un altro vive in Toscana. Ma ora abbiamo il tempo, tra un mese inizia il nuovo campionato. Ma guarda, io dico sempre, penso di essere, qualcuno pensa che sono rincoglionito, ma per fare il squadro, per fare queste cose ci vogliono 12 minuti, 10 minuti, non è che ci vuole tanto. Io ho chiamato Motta. Ti dico, allora, Gianfranco Motta, ho chiamato Prunecchi, ho chiamato Odorizzi che viveva nella Val di Non, ho chiamato Catalano in Sicilia, ho chiamato due o tre amici miei nel Napoletano e in Campania e nelle Puglie, voglio dire, un po' giri tu, perché la sostanza è andare a vedere ma qualcuno che ci capisce e che ti può fare la segnalazione, poi tu lo vai a vedere. Io penso che prendere i giocatori perché te li propongono, a volte va bene, molte volte non, fai una cazzata. Quindi insomma non è complicato fare questo tipo di discorso. No, non è complicato per niente, perché poi gli fai fare le relazioni scritte, te le mandano, puoi avere o non avere un computer per archiviarle, le puoi fare anche a livello cartaceo, non è un problema, tanto se, alla fine sempre cartaceo diventa, perché dopo lo devi stampare, quindi non è un grande problema. Le leggi, io non dico che c'è Adra Antonio e lui mi fa la relazione, non lo dico agli altri osservatori, poi ci mando te, poi ci mando un altro, alla fine se le segnalazioni convergono, le risultanze convergono, ci va chi deve decidere se prendono o no il giocatore, poi dopodiché saprai chi è il procuratore. Perfetto, esatto. Interviene dopo, chiaro. E la proprietà, perché se gli porto un giocatore da 3 milioni mi dice ma che cazzo mi hai portato, se gli porto un giocatore da 30.000 euro può darsi che mi dice oh questo qui magari Francesco che dici? Dicevo che è tutto perfetto quello che dice Giorgio, ha ragione, ma la mia domanda è semplice, a questo discorso che ha fatto con noi, che credo che tutti quelli che lo hanno sentito qui in onda stasera non possono che dire ottimo, ma quando lo fai, anzi se lo hai fatto con Sebastiani, ma quando se lo hai fatto e lo fai con Sebastiani, che ti risponde il presidente? Scusa, sinceramente gliel'ho fatto la prima volta stamattina dopo anni. E che ti ha risposto? Bravo, ecco, notizia fresca. Da quello che mi ha detto mi sembra che va bene, che andrebbe bene, va bene, credo. Ma dopo viene messo in atto? Che poi arriva stamattina, quindi ora non l'ho ancora messo in atto, perché non è una questione di un tipo di lavoro, Francesco, che fanno, diciamolo, il 90% delle società, credo, ma che oggi come oggi ti può dare dei frutti tra un anno o due, nel senso che tu vedrai i giocatori quest'anno, li vedrai nei primi sei mesi, poi ci sarà il mercato a gennaio, poi li vedrai dopo, quindi in due o tre anni può darsi che trovi dei giocatori validi, come può darsi che hai trovato poca roba, però io credo che girando, io dico sempre che i calciatori più di una testa e due piedi non hanno, è difficile trovare uno con due teste e quattro piedi, quindi voglio dire una volta che sa giocare al calcio, vedi che sa stare in campo, se delle cose le fa bene in Serie C le può fare bene anche in Serie B, se le fa bene in D le può fare in interregionale, probabilmente con qualche difficoltà, ma le può fare anche in B. Tu sei di Teramo, quando abbiamo preso la Padula aveva fatto grandi cose a Teramo e le ha ripetute abbondantemente in Serie B. Se allora, mi permettete rubo altri dieci secondi, è perfetto qualcosa. Il tuo discorso proiettato nel tempo, sì. Prossima stagione, la prossima stagione la state preparando adesso, allora io dico che è conseguente a quello che hai detto tu, a questa organizzazione perfetta. Ma quando si costruisce una squadra non si dovrebbe costruire sulle indicazioni del mister, almeno in parte, che poi ci sono le esigenze societarie ovviamente, anche di natura economica, ma soprattutto per quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che ben si adattano a come vuole giocare Sottil. Faccio un solo esempio, Zappa, bravissimo in fase propositiva di spinta sulla fascia, molto meno come terzino marcatore. Allora se io prendo come società Zappa, bravissimo ripeto, e poi l'allenatore deve essere in condizioni di poter utilizzare al meglio delle sue caratteristiche, altrimenti vai in affanno. Sì,
ci sta, però sì, voglio dire, questo tu parlavi del singolo, è chiaro che magari con io credo che i giocatori vadano allenati, anche se arrivano dall'Inter, anche se arrivano dalla Juventus oppure da noi, debbano essere allenati nella tecnica individuale e nella tattica di ruolo, non nella tattica di squadra. Poi la tattica di ruolo viene assemblata insieme agli altri e diventa tattica di squadra. Quindi a un ragazzo gli devi spiegare come ci si mette col corpo quando arriva un cross dalla parte opposta, che non si deve stare schiacciati, che si deve stare in diagonale, stessa cosa per una punta che va a ricevere palla dal difensore. Io credo che gli insegnamenti siano quelli. Poi, se per persone che fanno magari i settori giovanili sono cose superate, io credo che ci sia qualcosa che non quadra, cioè, perché per me il giocatore è la prima, avendo delle qualità di base, devi migliorargliele facendo tecnica individuale e soprattutto tattica di ruolo, perché ci sono troppi ragazzi che fanno i difensori e non sanno difendere, e ci sono dei giocatori che hanno spunto offensivo ma non sanno ricevere palla. E comunque Francesco diceva appunto che il lavoro viene fatto insieme all'allenatore, oppure l'allenatore deve adeguarsi? No, io dico che l'allenatore dobbiamo essere bravi a capire come vuole giocare. Se io non so, c'ho Özeman, sì. Io non l'ho avuto mai Özeman, quindi non lo, però se ho Özeman, sì. So che il giocatore principalmente deve essere, che ne so, 1,76-1,77 con grande resistenza alla velocità, spunto offensivo, tecnica possibilmente nelle zone sugli esterni specialmente buona. Il regista deve essere uno che ha un lancio di 30-40 metri per pescare i giocatori sulle fasce. Poi è chiaro che ci può essere un'indicazione dall'allenatore. Oddo, abbiamo fatto la squadra in poco tempo e certe sue indicazioni le potevi seguire, altre ho fatto finta di seguirle, ho preso altri giocatori. Cioè, voleva capire che questi tempi ristretti non ti preoccupano più di tanto. Ma oddio, è chiaro che ci sono delle squadre che stanno in ritiro già da 10 giorni, tu tra 15 dovrai rivederti e avrai 25-20 giorni per preparare. La squadra la puoi fare un pochettino ora e poi dovrai farla dal primo settembre. Chiaramente non siamo avvantaggiati, però non è che dobbiamo fare una squadra per la Coppa dei Campioni. Ecco, io credo che il campionato abbia dimostrato che abbiamo bisogno di 5-6 innesti. Intanto ricordiamo che il calciomercato aprirà martedì 1 settembre, quest'anno la sede è il Grand Hotel di Rimini, non Milano, e si chiuderà lunedì 5 ottobre. Ah, quando si fa a Rimini? Sì. Ah sì? Sì, più vicino, quindi... No, non lo sapevo. È più comodo arrivarci. Ma io è 2 anni che non ci vado. Allora, però Rimini è bella. Beh, oddio, era bella anche Milano. Giorgio, allora, scusa, perché non ci vai al calciomercato? No, io 2 anni, non ho detto che non ci vado. Perché non ci vai a 2 anni? Ma non avevo quel tipo di mansioni. Allora, parliamo... Caro? Abbiamo parlato di allenatori, Andrea Costantini, ci sono delle novità, sì, su un ex allenatore del Pescara. Sì, ne abbiamo parlato in precedenza, abbiamo parlato di Luciano Zauri e ci siamo quasi per la sua nuova panchina al Bologna Primavera. Chiaramente lavorerebbe in tandem con Siniša Mihajlović, che è l'allenatore della prima squadra ed è stato compagno di squadra dello stesso Zauri ai tempi della Lazio, quindi prossimo Luciano Zauri a questo nuovo incarico importante, una primavera ma di un club di Serie A, il Bologna. Mi fa piacere, Enrico, per Luciano. Sì? Siccome si è parlato di Zauri, mi sembra proprio opportuno adesso e poi lascio lo spazio agli altri. Perché, che me lo sono segnato, perché non siete riusciti, ripeto la domanda, non siete riusciti a convincere Zauri a non dimettersi, o non ci avete provato? Perché la tua analisi è perfetta, a 26 punti, al di là di chi andava bene e chi male, al di là di 3, 4, 5 giocatori, ricordo che Riccardo in quel periodo fu l'unico a mettere in risalto che c'erano 4-5 giocatori anziani, via, adesso li dovete portare tutti via, adesso basta, che non andavano d'accordo con Zauri e quindi Zauri si dimise. Ma perché non sono riusciti a convincerlo? Sì, io però, perdonami, visto che mi hai tirato in ballo, farei a Giorgio una domanda diversa. Giorgio, perché la società inizialmente ha difeso Luciano
e poi di colpo ha preferito fare l'avvicendamento, perché inizialmente il mister è stato difeso, poi si è visto nettamente che la società ha cambiato direzione prendendo le dottaglie. E ti faccio notare una cosa, io sono molto attento ai particolari, che al primo gol del Pescara, gestione le drottaglie, 12-13 persone attorno all'allenatore ad abbracciarlo come se fosse stato il gol più bello della stagione, e questo è stato un netto segnale che la squadra era con le drottaglie, anche se era arrivato allora da 4 giorni. Ora ecco, io condividendo tutto quello che hai detto, e tu vi siete fatto un mea colpa che mi è piaciuto moltissimo a livello societario, dico, perché non avete tenuto duro e magari mandato veramente via 3-4 giocatori che in quel momento rompevano quell'equilibrio che era quello che la società ha preso Zauri per fare una linea verde, considerando il fatto che Zauri arrivava dalla primavera, aveva dei giovani che poi hanno dimostrato tutto il loro valore, Zappa, Bettella, Mastrangelo stesso. Se capito il senso, lasciamo rispondere Giorgio. Beh, io non credo che prima ci fosse stata l'idea di mandarlo via, voglio dire, perché non so se l'abbiamo difeso, io non mi ricordo adesso che ci fosse stato il pericolo che Luciano venisse esonerato. Poi c'è stata forse è scivolata velocemente questa cosa dopo la partita con la Salernitana, lui ha dato le dimissioni e a quel punto, come si dice spesso, levi l'allenatore e non levi i giocatori. Voglio dire, è stata una cosa di una mattinata, un lunedì mattina mi sembra. Quindi, voi avete anche apprezzato il fatto che lui poi vi aveva dato la disponibilità dopo le grottaglie per ritornare quando era in ballottaggio. Sì, sì, l'ho chiamato e lui non era tenuto a venire perché, come diceva Riccardo prima, ha dato le dimissioni, per cui poteva benissimo non venire, invece ha dato la piena disponibilità a tornare. Poi si è operato in modo diverso proprio per questi motivi, anche se la squadra stessa è data una grande disponibilità a lavorare ancora con Zauri, quindi non c'era nessun problema né dalla parte dei giocatori né di Luciano, però abbiamo preferito portare una faccia nuova. Insomma. Anche perché, se non ricordo male, lui ha avuto anche autonomia nelle decisioni. Ricordiamo quando ha mandato in tribuna Bruno Del Grosso, la società ha sempre lasciato libero il tecnico di decidere. Ma guarda, te lo dicevo all'inizio, per me che nelle squadre comanda l'allenatore, cioè se l'allenatore mi dice Rocchi non è a posto, oppure mi ha risposto male, oppure non si impegna, cosa, e lo manda in tribuna, io gli dico sempre di sì, perché è giusto che le decisioni le prenda lui, e poi se ha sbagliato... Quindi, per chiudere questo discorso, tu pensi che lui abbia così interrotto il rapporto perché vedeva che non incideva più nella squadra, che non lo seguivano più? Può essere che lui abbia visto che non aveva più il polso della squadra e ha preferito... È stato, tra parentesi, un gran signore, perché ha fatto dimissioni e si è preoccupato solo di quelli che lavoravano con lui. Va bene, allora andate nella prima mezz'ora, abbiamo parlato del passato, adesso dopo la pubblicità Andrea ci farà vedere anche la situazione dei giocatori, chi è sotto contratto, chi è in scadenza. Con chi... voi? Prego? Sotto contratto con voi? Sì, avete i giocatori sotto contratto? E quindi vedremo anche i giocatori che andranno via in prestito. In linea alla regia, pubblicità, e torneremo tra pochi minuti. Fapa Smart On Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La Fapa è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Monte Silvano. Fapaimpianti.it.
Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci di nuovo in studio, sempre con il direttore tecnico del Pescara, Giorgio Repetto, gli amici in piattaforma. Allora, ripartiamo dal quadro che ha preparato il nostro Andrea Costantini sulla situazione contrattuale dei giocatori, chi è sotto contratto. Andrea, chi possiamo partire da chi è sotto contratto, diamo uno sguardo, che poi è uno sguardo anche parziale volendo, perché ci sono tanti giocatori che il Pescara ha dato in prestito e che rientreranno. Qualcuno può essere parliamo funzionale. Dell'attuale rosa, ecco, questi sono i giocatori sotto contratto, li vediamo dalle bandiere, diciamo così, Balzano e Fiorillo, ai giocatori, lo stesso Memusciai, a giocatori che sono diciamo così in là con l'età, hanno una certa esperienza, come i vari Scognamiglio e Galano, lo stesso Mirko Drudi, e poi ci sono giovani, Masciangelo che ha calciato il rigore decisivo, Zappa che è diventato l'uomo mercato del Pescara, un giocatore che si aspetta ancora possa esplodere come Elisalde, chi come Bocic ha fatto intravedere del talento, e poi ancora Crecco che è stato un po' un giocatore utilizzato in vari ruoli, Di Grazia che non abbiamo più visto nella seconda parte della stagione, Borrelli che è stato molto utile con la gestione Zauri soprattutto tra ottobre e dicembre, c'è il baby Marafini chiaramente busellato. Insomma, questo è il quadro di circa 15 giocatori sotto contratto.
Poi ci sono quelli che sono in scadenza di contratto e quei giocatori che per fine prestito rientreranno nelle squadre, anche se con alcuni vogliamo è stato già impostato un discorso per una loro permanenza. In scadenza ci sono Bruno Campagnaro, che ha dato l'addio al calcio. Bruno quasi certamente anche lui darà l'addio al calcio, a meno che non abbia una proposta intrigante per proseguire. Maniero, che dovrebbe avere il rinnovo automatico con i 7 gol, però noi intanto lo inseriamo in scadenza. Del Grosso, Farelli e poi Božinov e Čočev, che sono già ritornati in patria. Božinov si è legato al Levski Sofia, mentre Čočev si è legato al CSKA di Sofia. Tra i giocatori che rientreranno per fine prestito ci sono Clemenza e Castanos, con cui c'è in ballo una operazione con i giovani Ripani, Rossi e Mbaye. All'interno di questa operazione Clemenza e Castanos potrebbero diventare dei giocatori di proprietà del Pescara. Palmiero rientrerà al Napoli, Bettella rientrerà all'Atalanta al pari di Tumminello e Melegoni, Pucciarelli rientrerà al Chievo, Alastra e Pavone rientreranno al Parma. Ripetiamo, Castanos e Clemenza, c'è un'operazione in piedi e poi c'è da verificare la fattibilità di qualche altro rinnovo. Allora, questa è la situazione contrattuale, ovvio che il mercato ancora parte. Solo su Pucciarelli, volevo chiedere a Giorgio, potrebbe essere un elemento da riconsiderare, mettiamola così. Sì, sì. No, noi se... Senza nulla togliere agli altri. No, però se c'è la possibilità penso che convenga tenerlo. Poi ha dimostrato nelle ultime partite, lui ha avuto un problema gravissimo, che è un distacco del tendine del pube, diciamo, sì. Alto, quindi è proprio però un distacco completo. Doti, no, mi sembra che le ultime due partite col Perugia abbia fatto vedere, ma poi l'abbiamo visto, cioè, abbiamo visto qui con l'Empoli, abbiamo visto un sacco di volte, poi non è, ha un'età buona. Io credo che si debba cercare di trovare qualche elemento di esperienza vera, cioè, oppure di conduzione vera in mezzo al campo, e poi cercare di avere il più possibile i giocatori tra i 23, 24, 27, 28 anni, cioè ci deve essere un numero superiore in squadra perché è l'età migliore nella quale il giocatore si esprime. Noi quest'anno avevamo giocatori abbastanza anziani e giocatori abbastanza giovani, molto giovani, di 19, 20, 21 anni. In fascia media pochi ce n'è. Avevamo Crecco, Busellato, Palmiero e Masciangelo, credo che per quelli che mi ricordo 25-26 anni. Sui quali investire? Sì, no, sui quali investire. Poi ho visto che Andrea è più ferrato di me, nel senso che io non lo so se ci sono queste trattative Clemenza Castagnos in cambio di ragazzi che io poi tra parentesi non conosco, e quindi sicuramente sarebbero due buoni giocatori per noi, certo. Oltretutto certo. Credo che uno sia del Castagnos del 98, Clemenza mi sembra 97. Grande partita a Perugia di Castagnos. Castagnos l'altra sera ha fatto una partita da mezzala a livelli superiori alla categoria. Ora, la sua capacità deve essere quella tanto di tornare qui e poi di giocare con continuità a quei livelli. Parliamo di due elementi, poi lascio la parola agli amici. Fiorillo e Campagnaro. Sì. Sono loro che hanno sono un po' i simboli di questa salvezza. Ma guarda, vabbè, Ugo è Ugo, io l'ho abbracciato l'altra sera, veramente quello che pensavo, che è stato un onore averlo come calciatore, me lo fece prendere proprio Massimo Oddo, dice guarda che è libero, prendiamolo, che credo che con lui in campo, anche se l'altra sera poi alla fine abbiamo perso, ma noi era una partita che dovevamo vincere con 2-3 gol di scarto, certo. L'altra sera per come avevamo giocato. Fiorillo per me non è cioè, io credo che Fiorillo nel Pescara abbia sempre portato dei 10 ai 15 punti all'anno, sempre, e quindi non ti ha sorpreso? No, non mi ha sorpreso, poi che abbia parato due rigori io non pensavo a niente, li ha presi, è stato bravissimo. Ogni tanto faccio rivedere questo finale con i rigori, perché è sempre bello, è andata bene, quindi soprattutto... Io non l'ho ancora rivisti. Ancora li hai rivisti. Allora, io invece chiedo agli amici se vogliono
parlarci già del prototipo di allenatore che serve al Pescara, perché ovviamente adesso è partito il Toto allenatore, si fanno tante ipotesi. Toto, partiamo da te. Ma guarda, cioè, il problema è quello che uno vuole. Sicuramente la base è rifondare questa squadra, ma non solo la squadra, cioè, sentiamo le parole che ci ha detto Giorgio, ha parlato pure del settore giovanile, attenzione, molto importante. No, ma io lì non c'entro, no. Non c'entri tu, hai detto quale può essere il problema, cioè quello comunque di dare gli elementi per farli migliorare, ragazzi, voglio dire. Quindi voglio dire, mettere mano pure là non è che ci devi mettere mano tu. E poi voglio dire, per quanto riguarda l'allenatore, adesso dare un giudizio dopo quattro partite su Sottil a me sembra un po' demenziale, nel senso che sì, in base a che cosa lo facciamo? Quindi probabilmente la scelta deve essere ovviamente di chi gli sta vicino, cioè quindi di Giorgio, del presidente, dello staff tecnico, capire se può essere questo. Però la base qual è? È quella di rifondare questa squadra anche sulla linea che ci ha indicato Giorgio, cioè quello di non più di ragazzini 18-20 anni da lanciare con che sono delle scommesse, ma di rafforzare, di fare una squadra con giocatori di 25, 26, 27 anni più o meno, al meglio della maturità o quasi, per mettere su una squadra affidabile, voglio dire. Quindi questa deve essere la base, e quindi in base a quello che bisogna fare per ricostruire la squadra bisogna scegliere l'allenatore e capire se è d'accordo con questo tipo di soluzione, perché cioè, se continuiamo a guardarci indietro sui casi che sono capitati, cioè non andiamo da nessuna parte. Quello è un discorso, deve servire il passato per costruire un futuro che sia decisamente meglio del punto in cui siamo arrivati, e le basi credo che ci siano, cioè quindi Antonio, scusami, sennò non punteresti più su una scommessa? Assolutamente no, cioè deve essere già un primo punto. Io tra l'altro mi sono espresso anche dopo la partita, ho indicato anche Odd come possibile allenatore, nel senso che conosciamo Odd, sappiamo che tipo di allenatore è Massimo, però voglio dire, la valutazione Sottil la possono fare solo chi l'ha visto, chi ci ha lavorato in questi giorni, voglio dire, stare a sindacare sul fatto che una volta ha schierato una squadra in un modo, un'altra in un altro. Cioè, la lascio il tempo che trovo, voglio dire, lo possiamo fare che è un giochino, ma il gioco deve essere affrontato. È un giochino pericoloso. Vorrei sentire anche gli altri due, poi sentiamo Giorgio, Francesco e Riccardo su questa. Mi sembra che Sottil, giustissimo quello che dice Totò, lo hanno visto lavorare, quindi credo che Giorgio, Bocchetti e Sebastiano, ognuno con le proprie idee, si sono fatti già un quadro abbastanza completo. Credo che Sottil più di quello che ha fatto col Pescara non poteva fare, poteva salvarsi magari senza i play-out, però credo che sia quello che ha ottenuto un risultato positivo. Poi una volta preso Sottil, confermato Sottil, chiedo a Repetto, Fiorillo resta? Secca la domanda in 3 secondi. Aspetta Giorgio, sentiamo anche Clinco, adesso la scrivo questa di Francesco. Guarda, io chiedo di Sottil e Fiorillo. Che faranno e poi Fiorillo. Riccardo? Per quanto riguarda l'allenatore Sottil, sicuramente ha ragione Totò, sono troppe poche partite, poi solamente chi lavora con lui può giudicarlo. Sicuramente il fatto che abbia ottenuto la permanenza in categoria è un attu che può giocare a suo vantaggio. Se mi chiedete personalmente chi prenderei al Pescara, si sta liberando Guardiola, e a me non dispiace come allenatore, però credo che Giorgio non abbia la possibilità economica per prenderlo. Scherzi a parte. Scherzi a parte, la scelta allenatore è una cosa che deve dire la società, ma sono veramente d'accordo con Giorgio sul fatto che chiunque prende in mano le sorti di questa squadra debba comandare sempre, e ha ragione Giorgio quello che dice, l'allenatore è il capobranco, è colui che deve guidare il condottiero, colui che deve portare la bandiera di questa squadra. Allora Giorgio, facciamo un po' di ordine, sì, perché
sai benissimo che poi sull'allenatore ognuno ha un'idea diversa. Ci mancherebbe. È giusto. E tocca solo a voi, ovviamente, la scelta. Cioè, l'orientamento, il prototipo di allenatore che cercate. Ma allora, non c'è un prototipo, adesso invece parto direttamente da... Io ho visto lavorare Sottil in questo periodo, mi sembra che nei giocatori ci sia creata una certa capacità di seguirlo. Quindi i giocatori sicuramente avevano capito in che situazione stavamo, quindi hanno avuto facilità a seguire l'allenatore. Però lui mi sembra che sia entrato abbastanza bene nella mentalità e anche nel far capire quello che voleva. Per cui è già un dato di fatto che non è poca cosa, riuscire a farsi capire dei giocatori e avere un indirizzo. Tatticamente lui ha voluto giocare due partite di spareggio con due squadre, con una squadra che poi è stata la stessa per tutte e due le partite, votata all'offensiva, perché abbiamo giocato con tre punte, perché Galano, Pucciarelli e Maniero sono tre attaccanti, ha chiesto a Castagnos e a Memusciai di essere ancora più incisivi in attacco e di andare ancora di più dentro, e con Zappa e Masciangelo che sono sicuramente, come dicevamo anche prima, due terzini votati all'offensiva. Quindi l'idea di calcio che ha va bene, e poi che a lui piacesse diciamo come idea un 4-2-3-1, ma questi sono quei numeri che si mettono, che cambia poco, voglio dire, cioè, se tu c'hai un trequartista. Si è trovato con questa squadra, quindi se però la squadra dovesse essere cambiata si ricomincia da zero. Quindi. Sì, no, bisogna vedere poi i giocatori, perché qui sai, stiamo parlando, ma non sappiamo se, non so, Galano può avere una richiesta importante, deve decidere quindi la società. La scelta sta a prescindere dai giocatori, no? Cioè, voglio dire, l'allenatore lo scegli perché pensi che possa fare abbastanza bene il suo lavoro e cerchi di dargli una squadra che possa rispecchiare un po', che possa esprimere bene quelle che sono le sue idee. Quelle di Sottil l'abbiamo conosciute, non abbiamo moltissimo tempo per andare in anche giro. Anche perché adesso il ventaglio è più ampio, non è che è ristretto... A due o tre, sì. Voglio dire, però vedi, il Pescara, io faccio una valutazione diversa, il Pescara è tre anni che rischia, perché vi spiego il perché, anche se l'anno scorso non si è capita questa cosa, non è venuta fuori, ma noi abbiamo fatto un anno in cui ci siamo salvati all'ultima partita a Venezia, sì. Quindi con più partite... La salvezza era 46, 47, 48, però le partite erano 42. L'anno dopo con Pillon, e anche a Venezia c'era Pillon, abbiamo fatto 18 punti nelle prime 10 partite. Significa che nelle restanti 8, erano 36 partite, quindi nelle restanti 10 del girone d'andata noi abbiamo fatto 13 punti, abbiamo girato a 31, quindi abbiamo fatto 13 punti in 10 partite. Il girone di ritorno di quel campionato abbiamo fatto 24 punti in 18 partite, un ruolino normale da salvezza piena, ma e abbiamo fatto i playoff da quarti, da quinti. Sì, c'è stata la scalata del Palermo. Da quarta, quindi via dicendo. Per cui c'era già un segnale di abbassamento nel rendimento della squadra, che è culminato con questa annata qui che è stata la peggiore, no? Quindi i segnali noi c'erano già. Poi il fatto delle scommesse, per esempio l'anno scorso, è una di quelle cose che dicevo, che noi come società abbiamo preso troppe scommesse, perché avevamo Luciano che non aveva mai allenato una prima squadra ed era una scommessa. Tuminello veniva da un infortunio al ginocchio ed era, non aveva giocato ed era una scommessa. Adesso non me le ricordo. Di Grazia veniva da un anno e mezzo in cui non aveva giocato ed era una scommessa. Molti giovani con Zappa è il primo campionato che faceva. Quindi, abbiamo avuto una serie
di scommesse che erano, certo, Totò, erano un po' troppe, sì, forse. Ma aggiungeva Ciocef, un'altra scommessa. Ma Ciocef non era una scommessa, Ciocef era guarda, no, Ciocef, nel senso che non l'abbiamo proprio scusa, Ciocef è proprio colpa mia. Ma colpa mia nel senso che io ho preso un giocatore che è fortissimo, è rotto, sì, come abbiamo fatto anni fa con Memushai, è la stessa cosa, cioè, l'incidente di Memushai era meno grave di quello di Ciocef, sapevamo benissimo, il presidente è stato accondiscendente nel senso che dice il giocatore è fortissimo, gli paghiamo l'ingaggio minimo quest'anno e abbiamo la possibilità di fargli un contratto per 3 anni se si riprende. Ma parliamo di un giocatore di 25-26 anni, capitano. Questo comunque stavo detto sin dall'inizio. Capitano della Bulgaria, che a livello tecnico e fisico è un giocatore fortissimo. Purtroppo si è operata altre 2 volte, adesso mi ho sentito prima che è andato in Bulgaria. Mi auguro che possa riprendersi al 3000%. Però noi sapevamo che quello non era una scommessa, quello era fuori dalla rosa della prima squadra. Era un giocatore in più che si sperava di averlo verso aprile, ma le altre invece sono giocatori che abbiamo preso all'inizio, per cui avevamo parecchi giocatori che erano un punto interrogativo sia perché reduci da infortunio oppure perché non avevano mai giocato. Quindi bene, cosa un altro giocatore che aveva operato al crociato a febbraio. Aspetta, marzo. Francesco, perché c'è ancora da rispondere alla tua domanda su Fiorillo, che non abbiamo dimenticato. Fiorillo rimane da noi, secondo me, perché Fiorillo è innamorato di Pescara e vuole rimanere a Pescara. Ha rifiutato di andare via l'anno scorso, quest'anno potrà avere delle richieste e sarebbe assurdo che non le avesse, perché credo che sia 4, 5, 6 anni che è uno dei migliori portieri della Serie B e è normale che lo cerchino, però io credo che se sia oramai affezionato a questa maglia voglia rimanere qua. Giorgio, velocemente, quanto torno al discorso del mio primo intervento, la costruzione della squadra su indicazioni dell'allenatore o come conseguenza della scelta dell'allenatore, delle scelte tattiche dell'allenatore, giustamente hai detto. Metti che confermiamo Sottile, lo abbiamo visto lavorare, lui era venuto qui e prediligeva, ecco, il 4-2-3-1, sì. Allora torno al discorso, se c'è una in fase di costruzione, quindi di adesso, sì. Il 4-2-3-1, che ci fai con Palmiero in una squadra con il 4-2-3-1? Ecco, perché dico, gli acquisti vanno fatti insieme all'allenatore, no, per però, quello che è possibile. No, ma sono d'accordo con te, però se tu prendi l'allenatore e ci parli 2 giorni, no? Non è che devi parlare cent'anni, due giorni. Ti dice come vuol giocare e tu in base a come vorrebbe giocare, che poi non sempre gli allenatori poi giocano come vorrebbero giocare, perché anche con Massimo l'anno che abbiamo vinto il campionato lui voleva fare il 4-3-3 e poi è diventato un 4-3-2-1, no? Perché ha portato, ha stretto Caprari, ha individuato in Benali il giocatore che potesse essere l'alter ego di Caprari dalla parte opposta e quindi, però inizialmente ti dice come vuol giocare, tu allora lì capisci se ti servono le ali, se non ti servono, che tipo di ali, come dicevi tu, se ti serve il play che sta davanti alla difesa oppure se ti servono i due giocatori, che, i due mediani, in poche parole. Quindi è logico, quello che dici tu è giusto, è normale. Quando decidi di prendere l'allenatore, poi un paio di giorni ci parli per vedere e anche fargli capire, in base ai giocatori che in quel momento hai in rosa, di riuscire anche lui magari di cambiare leggermente idea per poter utilizzare i giocatori che non vuoi mandare via, che ti interessa tenere, no? Allora, cioè, se tu hai Galano, fai fatica a giocare diversamente dal 4-3-3, no? A meno che non hai il Macino o il Benali di diciamo dalla parte opposta, devi trovare un giocatore. Per concludere, sulla strada che ci stai indicando è più facile ripartire con Sottil che prendere un allenatore che questa squadra non la conosce, visto che Sottil credo abbia fatto il suo lavoro al meglio. Ma io la penso come te, cioè per me è più semplice ripartire da uno che è stato qui fino a ieri, insomma.
Andrea, volevi anche tu chiedere qualcosa sugli allenatori? Toto allenatore, perché ad esempio, proprio se la mettiamo sul fronte dell'esperienza a Pescara, Totò in precedenza ha citato Massimo Oddo, che è ancora sotto contratto con il Perugia, ma che conosce bene la piazza di Pescara. Ecco, Oddo anche lui è un profilo papabile. È papabile un allenatore come Pillon, che ha lasciato uno splendido ricordo presso tanti tifosi del Pescara? E poi c'è questo nome che è stato accostato al Pescara già da diversi mesi e ogni tanto torna, che è quello di Fabio Caserta, ex tecnico ormai della Juve Stabia. Questi sono i nomi più sulla bocca dei tifosi. Ecco, cosa possiamo dire di questi quattro profili? Su Pillon e Massimo Oddo, a me non ti posso dire niente che non vada bene. Legato a tutti e due. Abbiamo lavorato benissimo insieme, c'è stima anche personale, al di là del calcio e via dicendo, ci vogliamo bene. Io Pillon lo sento sempre. L'ho chiamato, non nascondo che quando Zauri ha dato le dimissioni, io la telefonata a Pillon l'ho fatta, ma se non è arrivato allora credo che sia difficile che arrivi adesso, no? Mi sembra ovvio. Per Massimo non lo so, perché poi ha un contratto col Perugia, noi lo spareggio l'abbiamo fatto contro il Perugia, io non lo so se sia una pista in questo momento praticabile. Caserta è un allenatore bravo, ha fatto molto bene l'anno scorso, quest'anno ha fatto benissimo fino a che non c'è stato il lockdown, poi la squadra ha fatto un po' come la Lazio, non ha ripetuto i risultati che stava facendo in quel momento, che prima della stop al campionato aveva fatto due o tre risultati clamorosi, ha battuto il Crotone, ha vinto. Possiamo dare dei tempi, quando deciderete sull'allenatore? Entro una settimana? Presto che tardi, come si dice, no? Penso che questi giorni, non lo so, io non credo che siano tempi lunghi, no, di sicuro. Totò? Giorgio? Sì? Chi è che sta parlando? Io. No, io no. Riccardo? Dimmi. Nessuno. Riccardo. Sì, volevo dire a Giorgio una cosa. Giorgio, non credi che un allenatore bravo sia quello che con il patrimonio che ha fa giocare la squadra? Nel senso che è troppo, secondo me, comodo prendere un allenatore, prendigli che vuole giocare. Ti faccio un esempio per arrivare a farmi capire: una squadra di lusso, quella può essere l'Inter. L'Inter gioca a tre e ha dei centrali che non ha mai giocato a tre, adesso li deve vendere. Non ti sembra anche a livello di società una grande dispersione di soldi e di energia, quando poi magari a metà campionato un allenatore lo prendi, lo cambi e ne prendi un altro che giochi in un modo totalmente diverso? Allora, io questo errore l'ho visto e l'abbiamo fatto il primo anno quando c'era Marino, perché poi giocava all'inizio 4-3 Marino. Lui giocava qua prima, all'inizio giocava 4-3-3, poi ha fatto 3-4-3 e quindi noi avevamo una marea di esterni che quando abbiamo scelto Cosmi, che giocava a 5-3-2, e avevamo una marea di esterni che non potevano essere utilizzati. Quindi il discorso non è prendere i giocatori che dice l'allenatore. L'allenatore ti dice principalmente, gli dai la rosa dei giocatori che in questo momento hai e ti dici: io preferirei giocare in un certo modulo. Tu, in base ai giocatori che hai, gli fai capire se può giocare o meno e che eventualmente puoi andare a cercare qualcosa che sia adatta a lui, ma non è che ti devi far fare i nomi dall'allenatore. Quindi, no, certo. Cioè, voglio dire, l'Inter è una cosa diversa. Se prendi Conte, lo sai già come gioca, voglio dire. Quindi Godin, io so che tutti riferisci a Skriniar e a Godin, ma Godin l'avevano già preso prima di prendere Conte, l'avevano già comprato, era parametro zero, l'avevano già preso. Skriniar, onestamente, la penso come Conte, meglio Nato, meglio Bastoni e anche meglio D'Ambrosio. Senti, Giorgio, adesso che il pericolo è passato, no? Cioè, voi in mente avevate un piano B e un piano C, oppure non avete in mente nessun piano? Sì, il piano B era ti buttavi dall'ottavo piano, quello C una pietra grande al collo e ti buttavi in mare, perché cazzo di piano B, qua piani non ce n'erano, ti dovevi... No, eravate pronti. Ma dire. Che pronti? Ma chi cazzo sì, ma fai? Eravate pronti. Pronti a far che? A buttarvi. Ah, ecco, sì, no, e sarebbe stata una... Io penso calcisticamente sarebbe stata molto, molto, molto dura, perché
E credo che tra è brutto parlare di soldi, ma tra rimanere in B e scendere in C c'è una differenza di 8 milioni almeno, tra i 4 che perdi di contributo il primo anno e l'anno dopo perdi proprio tutto, e tra, come diceva l'amico mio, tra averli e non averli è dopo. Il paracadute in C quant'era? Ma credo un paio di milioni, ma il primo anno, poi il secondo anno prendi 350-400 mila euro, quindi è difficile. E poi abbiamo troppi casi di squadre che sono scese in C e che poi o sono sparite o ci hanno messo 10-12 anni a ritornare in B, parlo di Ascoli. Come? Il Lecce. Sì, il Lecce, ma l'Ascoli ce l'abbiamo qua vicino, io andavo sempre a vedere le partite, quindi sarebbe stata dura, perché devi poi fare, è più facile, non faccio vedere cosa mi tocco, però è più facile cercare di fare una squadra che si salvi in B piuttosto che farne una che vinca per la C, insomma io... È anche più facile vincere la B che la C. Sì, io ho fatto un campionato di C con Tom Rosati nel 82, Pescara era retrocesso, lui mi telefonò, mi fece una finta di quelle sue, insomma, e poi mi fece firmare col Pescara, ed è stata durissima, anche perché non c'era molta disponibilità economica per fare la squadra. Poi lui si inventò una cosa fantastica, credo che ci fosse il mercato a novembre, allora l'acquisto di Giancarlo Tacchi, l'unico acquisto oneroso credo di quell'anno, venne un giocatore che cambiò la squadra, cambiò tutto. Con Giancarlo diventammo molto molto più forti. Totò, anche tu nelle precedenti puntate avevi sottolineato il fatto di evitare questo dramma sportivo, perché il calcio è cambiato, le situazioni sono anche diverse rispetto alle ultime retrocessioni, e quindi questo scampato pericolo ci permette ancora di guardare al futuro del calcio abruzzese con soddisfazione, perché ovviamente in C sarebbe stata una tragedia. No, guarda, il risultato ottenuto è inestimabile, cioè, quello che ha detto Giorgio è sacrosanto, cioè riuscire veramente dalla C, ma non è riuscire, è tenersi a galla, volete, questa società, così come le altre che hanno passato gli stessi problemi, non sono in grado di fare questo salto all'indietro programmando un ritorno, perché veramente è quasi la morte civile, voglio dire, è durissima, proprio perché non c'hai soldi, ma soprattutto pesano anche, cioè devi tirare anche fuori di più di soldi per tenerti in piedi. Anche personale, perché io col Pescara ho partecipato a 3 campionati di B da calciatore e a 2 di quelli ho partecipato alla vittoria, perché abbiamo vinto 2 campionati in 3 anni, abbiamo fatto 75, 76 e poi 77, 70, no, ma 75, 76 non l'abbiamo vinto, sì. Poi abbiamo vinto 76, 77, 78, 79, 79, poi ne ho fatto 1, 2, 3 da dirigente e con una senza infamia, abbiamo finito a 52 punti, poi abbiamo fatto lo spareggio a Bologna dove meritavamo assolutamente di vincere il campionato, e l'anno dopo il campionato è stato vinto. Un anno sono rientrato in corso e ci siamo salvati, vabbè, alla fine a Venezia. L'anno scorso abbiamo fatto gli spareggi. Il giocatore ha vinto anche quello di C, quello che dicevi prima. Sì, no, parlavo di B. Allora B mi rompeva le palle a fine carriera, macchiare una fedina, e quindi spero di non avere questa, perché retrocedere dalla B col Pescara sarebbe stato, infatti mi è venuta quella frase che però è vera, io mi sento più, ma era inteso come tifoso, tifoso pescarese più che tifoso italiano, io ho visto i mondiali perché c'era il mio genero, ma se non c'era il mio genero forse andava al mare. Cioè non è... Allora, ci fermiamo pochi minuti, poi rientriamo subito in studio. Intanto, Andrea, ricordiamo questa notizia che riguarda Zauri, notizia di giornata. Firmato il contratto, sarà per i prossimi 2 anni allenatore del Bologna Primavera. Bene, a tra poco. Sa
SAPA Smart On Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ed eccoci per l'ultima discesa di questo numero di replay. Allora, Giorgio Repetto, Pescara si è salvato, tanto entusiasmo tra i tifosi, però c'è questa spaccatura sempre nell'ambiente, e una società che molti criticano, è un po' cambiata la città di Pescara, anche se la gran parte della tifoseria ovviamente gli è rimasta vicina, anzi ci sono state anche le parole del presidente per ringraziare i sostenitori che hanno dato tranquillità alla squadra nelle ultime settimane. Sì. Però non c'è il clima idilliaco che si vorrebbe. Ho capito, però è sempre la squadra che deve trascinare la gente, non è difficile che sia il contrario, voglio dire. Se vieni da un periodo non lungo, perché il Pescara ha vinto il campionato pochi anni fa, quindi
Anche l'anno scorso ha fatto la semifinale. Sì, però, io tutto questo distacco onestamente non l'ho visto, perché sono venuti anche a Palena, sono in ritiro, quindi io onestamente sono venuti a vedere anche qualche allenamento. Quindi non vedi un ambiente surriscaldato? No, io non vedo un ambiente surriscaldato, credo che i giocatori debbano fare i giocatori, ognuno deve fare il suo ruolo, il tifoso fa il tifoso, il giocatore fa il giocatore, noi dobbiamo fare i dirigenti, cioè ci sono i ruoli. Io nelle società in generale la cosa che proprio mi rompe le palle è quando vengono scavalcati i ruoli. Allora io credo il mancato rispetto dei ruoli. Esatto. Cioè. Ognuno deve fare quello che deve fare in una società, e quindi il tifoso è il tifoso, quindi il tifoso non è che tu lo puoi inquadrare in un certo modo, è uno che ama i colori della squadra, della propria città, ed è chiaramente ha degli eccessi, ma è normale. Io che non sono un democristiano, uno tranquillo, preferisco gli eccessi all'indifferenza, preferisco la gente che si incazza piuttosto che uno che se ne frega. Antonio, questa salvezza può cambiare qualcosa a livello umorale nell'ambiente? Salvezza arrivata con queste emozioni, eh? Ma guarda Henry, io lo dicevo nell'ultima trasmissione, una domanda simile, che fino alle ultime, prima delle ultime due partite si respirava un clima assurdo, veramente di insulti, di quasi di guerriglia urbana, anche soprattutto nei confronti della società. E per le ultime due partite, io sai, girando per la città, sempre con la mia bici, la domanda era, allora ce la facciamo? Cioè, se era un po' tutti i tipi di tifosi, ma in altre circostanze vomitavano solo veleno, in questo momento si erano quasi ricompattati, per cui io credo che ci voglia poco, come dice Giorgio, a trascinare questo pubblico, che è sempre un pubblico molto appassionato. Bisogna veramente rimboccarsi le maniche e trovare, io faccio l'esempio della prima retrocessione della A, del periodo Sebastiani, quella è stata allucinante, veramente in quel momento c'era stato un distacco anche comprensibile, soprattutto per come era stato giocato quel tipo di Serie A. E poi però insomma io credo che c'è stata anche una reazione da parte della società, quindi del Presidente, non a caso insomma poi c'era anche la mano, c'è stata un po' rifondata anche col ritorno di Giorgio e via dicendo, credo che ci voglia poco a ritrovare questo pubblico, che è sempre un pubblico molto appassionato, e a buttare via tanto una buona dose di quel veleno che veramente ha rovinato un po' l'ambiente negli ultimi diversi mesi. Però come dicevi tu, negli ultimi 15 giorni veramente i tifosi... Sì, io ho respirato quest'aria qui, cioè del tifoso che è innamorato, che dice dai ce la facciamo. Ti devo dire, fino all'ultimo è un segno di maturità, poco prima della... sì, ma... esattamente, sì. Anche ma di guarda, amore c'era, cosa che non è successa a Perugia adesso. No, tant'è vero, esatto. ma guarda, noi veramente io non abbiamo avvertito questa tensione. Questa tensione, proprio perché anche i ragazzi quando hanno incontrato i giocatori a Ecotel, sì. Ma hanno solo incitato a far bene, poi è chiaro che ti dicono non uscire di notte, non bere, mi sembra che è una cosa normale, voglio dire, a parte che lo dovremmo fare normalmente. Quindi, tu non lo fai. Io sono l'ultimo che può dire queste cose, perché uscivo, e quindi non, però insomma lì ognuno fa... Quando si vince si può far tutto. Si vince, beh sì, poi devi correre, esatto. Cioè, non puoi avere la scusa che sei stato fuori la sera per non fare allenamento o per non correre. Se vedi che non ce la fai, vuol dire che non hai il fisico per farlo. Quindi è meglio che ti metti il pigiama e ti metti dentro il letto. No? Quindi, ma io voglio dire, l'indifferenza è brutta, e gli eccessi esagerati pure, però avere un tifo caldo sicuramente ti fa vivere anche meglio il ruolo del calciatore, del dirigente, perché è bello stare in una città che segue il calcio. Se c'è indifferenza, cosa peggiore. Totò, poi tu che sei un po' la storia, sai bene che quando il Pescara
si è salvato soffrendo, l'anno successivo ti fa un gran campionato, è successo anche negli ultimi anni. Sì, 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 anche quando quello che ha citato Giorgio prima, il ritorno dalla C alla B, cioè, l'anno prima era stato il peggior campionato di tutti i tempi, quello con Didia, Chiappella, Malatrassi, insomma, della cosa oscena, però ebbe questa reazione, insomma, questa squadra ci ha abituato, anche questi alti e bassi, questa Serie A conquistata e persa in maniera sempre, cioè è stata un po' la costante a parte una stagione. No, a parte tutto, mi sembra simpatico che Giorgio raccontasse quella volta con Tommo Rosati che è tornato a Pescara. Racconta com'è andata. No, lui mi ha chiamato. Allora, io avevo un contratto con la Cavese in B. Sì, parliamo del 1981. 82. Sì. Mi chiama e dice, vabbè, a modo suo, senza dialetto, perché tanto non lo so fare. Sono il nuovo direttore generale del Francavilla, viene, porto da Luciani, 4-5 anni di contratto, dice, ma io sto in B, sto a fare la C2, sto in B, che venga a fare là. No. Mi viene a prendere la mattina, lui è Edmondo Prosperi, e giro con la macchina e vedo che vanno in via Campagna, dove c'era la sede, dico, ma che cazzo siamo venuti a fare qua? No, ieri ero il direttore generale del Francavilla, oggi sono l'allenatore del Pescara, e ho firmato per un anno, e dico la verità, a 20 milioni in meno di quello che avrei preso a Cava in B, quindi il più scemo d'Europa, dico, cioè, Tom, B, arrivi in C e prendi, di solito vengono dalla B per prendere più soldi in C, no, io sono riuscito a prendere poco più della metà, quindi poi l'anno dopo me ne sono andato perché mi avevano promesso contratti fine carriera, 31 anni, no? finisci qua, poi non si stava avverando. Però hai vinto un campionato. Abbiamo vinto, no, ma poi è stata una soddisfazione enorme, ho conosciuto dei ragazzi, venne da noi Filippo Galli, primo anno che giocava, come dicevo prima, Giancarlo Tacchi e poi portai io, facemmo lo scambio, io Polenta e Costaggio e soldi per Di Michele, che andò a fare, fece un bellissimo campionato a Cava, la Cavese. Quindi poi ho trovato Massi, poverino, che è morto, tra parentesi, 2 anni fa, l'anno scorso è morto, Peppe Galli, che adesso fa il procuratore. Insomma, Caputi, D'Alessandro, insomma, Cerone, avevamo una squadra forte. Con Tom mi sembra che facemmo. C'era l'allenatore forte. Sì, perché noi quell'anno lì in casa, tu lo sai che non è che facessimo grandi giocate, era una squadra abbastanza operaia, tranne Giancarlo che faceva qualche numero, ma fuori casa per tanti anni ha avuto il record, perché erano 17 partite, erano 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte per 1-0. E erano tanti punti a quei tempi, con i due, certo, punti, due punti, ha sì, mantenuto il record per tanto tempo. Quindi quella sera a Perugia ti sono tornate in mente tutte queste immagini, non retrocedere sì, mai. Ma certo, io sono uno. È stata davvero una grande gioia, tipo una promozione. Ma guardi, ma di più, no, io ti devo dire la verità. E non sono mai stato, io mi sono rivisto adesso, non l'avevo rivista prima, mi sono rivisto ora e veramente un po' tutti, anche i tifosi, ma ero sballato completamente, perché era veramente uscire una maratona, uscire, ore, no, ma poi uscire dalla B e venire fuori con i rigori, rimanere in Serie B, non mettere, onestamente devo dire anche a livello personale, a me la faccia su una retrocessione mi rompeva proprio le palle da morire, cioè diventavo matto. Ho gioito molto di più di quando abbiamo vinto il campionato anche da calciatore. Andrea, ci sono notizie di mercato sui social, sui siti, perché tanto Giorgio non ce ne dice. No, io non so qualche niente. Nome c'è. Neanche di Castagnosi Clemenza, mo me l'ha detto lui. Ecco, riferimento a quello che è successo, e qui stiamo ai dati di fatto però, nell'ultima sessione di mercato a gennaio, tra i giocatori inseguiti dal Pescara e poi non presi, tra questi c'è Pietro Iemmello, che poi ha giocato poco e male il play-out di ritorno, ha sbagliato anche uno dei rigori per la squadra del Perugia,
e il nome è circolato spesso nei mesi scorsi circa il fatto che potesse venire a Pescara nella prossima stagione. Ecco, Iemmello può essere un profilo per una squadra che ha sofferto della mancanza di un centravanti e alla fine si è appoggiata a Maniero. Cosa possiamo dire su questo centravanti? Che qualsiasi centravanti buono può essere abbinato come profilo al Pescara. Iemmello è un giocatore del Benevento con un ingaggio molto pesante, quindi non lo so io. Sinceramente... Certo, ha fatto meglio Melchiorri in queste partite. Beh, Melchiorri ha fatto benissimo, ha 33 anni, ha 32, 33 magari anni. Venisse Melchiorri, io tipo Melchiorri. Però insomma, vediamo adesso, fare dei nomi sinceramente uno li butta a caso, perché anche il Perugia sarà da vedere cosa fa con Melchiori, cosa fa con Iemmello, cosa fa con, no, con Iemmello. Oggi no. Abbiamo letto anche di Segre, che ha fatto molto bene al Chievo, di Firenze, che ha segnato contro il Pescara. Sono nomi attendibili, questi sono sì, dei centrocampisti. Ma io, guarda, li scrivono, io non lo so se sono attendibili. Come ti dicevo, è un po' di tempo che io non è che faccio tanto il mercato. Ora Segre è un buon giocatore, Firenze ha fatto bene, Segre, però non sono giocatori che eventualmente seguirai solo tu come Pescara, voglio dire. Ha fatto un bel campionato a Venezia, Segre l'anno scorso, l'ha ripetuto quest'anno col Chievo, quindi è del Torino. È da vedere, perché qua i nomi dei giocatori, io per esempio, a voi che fate i giornalisti, quando ho fatto il direttore sportivo, diciamo, ha detto al calciomercato, io non davo i nomi, perché se io metto Rocchi e una società non ha pensato a Rocchi, magari gli fa un'offerta superiore alla mia e me lo porta via. Quindi io credo che i nomi dei giocatori, una società deve essere brava a celarli, poi purtroppo ora ci sono i procuratori che li danno a scatafascio. E... Allora Giorgio, siccome mancano pochi minuti, adesso brevemente facciamo l'ultima carrellata con i tre amici da casa. Per ricapitolare, in una settimana il nome dell'allenatore dovrebbe essere deciso, sì. Sottile ha qualche chance in più degli altri, sì. Sembra di capire. La squadra, un'ossatura con giocatori di età media, non più tanti giovani e tanti anziani. Allora, bisogna vedere anche ci sono dei ruoli, per esempio, dove personalmente ti dico, io vedo dei giocatori, allora il Pordenone ha fatto bene, il regista del Pordenone è Burrai, che un ragazzino non è, il Cittadella è 4-5 anni che a mio parere gioca il miglior calcio della Serie B da parecchio. E al centro del centrocampo c'è Iori, che credo che abbia quasi l'età mia. Quindi cioè, voglio dire, non è un problema solo di età, dipende dai ruoli. Ci sono dei ruoli in cui devi avere corsa, quindi sugli esterni abbiamo visto Zappa, abbiamo visto Masciaggi, c'è gente che ci vuole, deve avere la corsa, deve avere la capacità di ripetersi nella corsa. Quindi dipende, non è che per forza devi prendere tutti. Voglio dire che piano piano, in 2-3 anni, il Pescara deve avere una squadra che abbia un'età plausibile per poter aspirare a fare gruppo per più anni. Sono nate così le squadre importanti. Ma Zappa io credo che sia impossibile che resti. Beh, vuol dire che non vanno a vedere partite. Se non vanno a vedere partite, allora Pescara avrà Zappa l'anno prossimo. Se le squadre di Serie A hanno un minimo di osservatori, lo prendono. E anche Galano può essere un nuovo mercato. E Galano, voglio dire, può essere un giocatore che da esterno fa 14 gol, credo che non sia tanto normale. Cioè, a 14 gol, tra parentesi, Galano è stato, al di là che l'ha sbagliato il rigore, l'ha sbagliato, secondo me ha fatto una gran parata, sì, al portiere. Ma aveva dei premi a 5 gol, a 10 gol, ha fatto battere il rigore ai compagni, io ricordo Tumminello a Cosenza, Maniero qua in casa, non ha fatto il tirchione, dice faccio gol e ha giocato per la squadra. Ha giocato per la squadra. Wow. Allora Riccardo, l'ultima riflessione come fare con Giorgio? Guarda Giorgio, io mi auguro veramente che riusciate ad allestire una squadra, ti devo dire, ma anche come quella dell'anno scorso, perché io mi ricordo che le puntate inizio campionato la squadra girava bene, parlavamo tutti di fare i playoff, perché la squadra che è stata allestita non era una brutta squadra quest'anno, poi ci sono stati degli infortuni importanti.
Quindi io mi auguro che quest'anno riusciate a mettere in squadra, a fare una squadra sui valori di quella di quest'anno, chiaramente magari un po' più forte, perché sì, ecco, ma qualche... tanto ci salveranno le candine rosse, quindi. Con qualche infortunio in meno. Con qualche infortunio in meno, poi sai, io da tifoso sono sempre attaccato alla squadra, alla società, e quindi mi auguro che va bene. Divertirmi veramente. Grazie Ricche. E Francesco? Velocemente, via il, più che l'imperativo è la domanda, andranno via il maggior numero di giocatori e diciamo tutti gli anziani, eccezion fatta ovviamente per Fiorillo che si potrebbe anche fare un contratto a vita? Beh, non lo so, molti sono in scadenza, quindi... E quelli non in scadenza, uno... In scadenza non è che sono, ma non sono molti quelli non in scadenza, Non abbiamo molti giocatori sotto contratto tra quelli a cui ti riferisci tu. Non sono, in sono settimana decidete per l'allenatore? Guarda, questi qui sono quelli sotto contratto, per cui non è che ne abbiamo tantissimi. Perché ecco, tra i più anziani, Balzano, Fiorillo e Memusciai. E Scognamini, cioè Drudi. Poi, ma perché sono, Drudi? Appunto, sì, mi tengo solo Fiorillo. Per l'andamento di quest'anno sì, a prescindere che sono delle valutazioni che dobbiamo fare tecnicamente con l'allenatore, giusto? No, ma anche noi, ma tecnicamente anche noi, ma non è poi neanche così semplice piazzare i giocatori sotto contratto, tu lo sai benissimo che non è così semplice. Questo è vero. Giocatori certi hanno fatto anche delle ottime partite, hanno fatto campionato importante, non so, l'anno scorso, quest'anno hanno fatto bene a volte meno bene, però c'è sempre la possibilità di riprenderli e riportarli a un rendimento ottimale, quindi insomma non ne abbiamo tanti di questi qui, sono 4-5 giocatori. Totò, come possiamo chiudere allora con Giorgio? Ma no, io ho una curiosità. Possiamo chiudere con il whisky giapponese? Esattamente, no, sarebbe bello. Ti chiedevo, cioè per evitare, c'è la possibilità per il futuro di evitare un altro caso Machin, cioè dal punto di vista contrattuale, ma di fare i contratti, c'è la possibilità di pensare che questo giocatore a gennaio possa andare via a tua insaputa, voglio dire? Cioè, è stata una leggerezza, era proprio... Se intendi me, perché il Pescara lo sapeva, sì. Che non lo sapeva. Voglio dire, se non firmi non può andare via, può andare a casa sua, può non tornare qua, come ha minacciato di fare. Minacciato di non tornare a Pescara e di tornarsene a casa sua, che credo che sia la Spagna. Cioè, il problema è quello. Cioè, Pettinari, che era il Trapani, il Lecce ha spinto da morire per venderlo allo Spezia o al Crotone o al Frosinone, e il Trapani ha detto di no e il ragazzo non è che ha minacciato di andarsene a Roma, ha continuato a giocare per il Trapani. Dipende dalle teste dei giocatori, c'è una testa che funziona in un modo e una testa che funziona in un altro. E poi Pettinari è rimasto lì e ha fatto altri 10 gol nel girone di ritorno. Cioè, dipende dalle teste. Insomma, la cosa più importante è ottimizzare il lavoro in questa società, sempre con rispetto dei ruoli, sì. E con uomini di competenza soprattutto. Beh, questo è fuori di dubbio. Se noi credo che il Pescara e il presidente abbiano la fortuna che si stanno liberando dal ruolo di calciatori personaggi che potrebbero essere molto utili al Pescara, ne cito uno o due, ma se ne cito Campagnaro perché è il più facile da dire, però potrebbe essere una grande risorsa per certo. Un Pescara per il domani. Anche Sansovini entrerà nella sì, vostra famiglia. Voglio dire, penso di sì, quindi sì. Parliamo di persone che possono dare una mano forte al Pescara anche in futuro. Bene, siamo arrivati in chiusura. Ringrazio Maurizio da qui in regia. Andrea, grazie per la collaborazione tutta la stagione, anche se ci sarà poco tempo per riposarsi, perché il 26 settembre si ripartirà e quindi tra una decina di giorni si andrà in ritiro, credo. Quindi... Andate in ritiro voi come televisione? Sì, ci ritiriamo tutti. Quindi... Grazie allo staff tecnico e giornalistico di TV6. Ripeto, grazie Giorgio per essere stato qui con noi. Una buona fine estate, perché ormai l'estate sta finendo. Quindi... Va bene, l'estate è la stagione che piace di meno. Di meno. Io amo la pioggia e il buio.
quindi qui sei stato benissimo, perché è caldo. A me piace la notte. Blade Runner! Georgia. Blade Runner! Ma oh, che ti devo dire? A voi piace il sole, a me no. In ognuno... bocca al lupo al Pescara per la prossima stagione. E grazie a Antonio Donati, a Francesco Riccardo. Ciao, ci risentiremo dopo le vacanze. Grazie per averci scelto.